È iscritta a parlare la senatrice Comaroli per 7 minuti, grazie. Sì, grazie Presidente. Oggi in quest'Aula abbiamo sentito dal Governo, dai vari colleghi della maggioranza, dire che c'è la ripresa e si fanno giustamente vanto a secondo loro. Però se poi andiamo a vedere i dati, vediamo che l'Italia è il paese che sta crescendo più lentamente di tutta l'Europa. Abbiamo sentito prima il relatore che diceva che ci sono 10 trimestri di crescita. Sì, però se poi andiamo a vedere che la Spagna ha il 3% di PIL senza far praticamente nulla, oppure l'Europa, la mitica Europa, secondo sempre la maggioranza e il governo, ha una media del PIL del 2,2%. Ecco, forse c'è qualcosa che non va. Abbiamo sentito Renzi farsi vanto delle riforme che ha messo in atto e che questo misero 1,5% è grazie a queste riforme. Però andiamo a vedere. La riforma degli 80 euro? Sì, peccato che poi si sono viste crescere le tasse indirette, perché per finanziare gli 80 euro sono stati fatti i tagli ai comuni, alle regioni, i tanti decantati enti locali, che anche qua la maggioranza ha detto quanto siano fondamentali, però poi gli tagliano le risorse e quindi non possono erogare i servizi. Oppure la riforma delle province, dove adesso le province sono quasi in dissesto, che non riescono a garantire il rifacimento del manto stradale, non riescono a garantire il riscaldamento nelle scuole. Oppure il tanto, anche qua, famoso Job Act, dove se andiamo a vedere anche qua, Renzi, con la grande gioia di Renzi, si faceva riferimento al dato che l'occupazione è cresciuta. Sì, però se poi andiamo a vedere, è cresciuto il numero delle unità, delle persone che lavorano. Però se poi andiamo a vedere il fatto vero, le ore lavorate sono diminuite, che se facciamo poi la compensazione fra numero di lavoratori e numero di ore lavorate, si è addirittura perso lavoro, perché molte volte quando succede che ormai alla disperazione tante persone accettano lavori part time, anche poche ore al mese, però l'Istat conta un lavoratore in più. Eh no Presidente, non funziona così, perché non è questa la verità, ma la verità è che è aumentata la precarietà, è aumentata la sottoccupazione, sono diminuite le paghe. Sta calando il reddito pro capite e la produttività del sistema. Quindi, Presidente, queste riforme tanto decantate, come la riforma della giustizia, che anche qua è noto il caso appena successo di quella ragazzina abusata dal padre, messa in una casa famiglia, abusata da questi signori, e la giustizia ha lasciato prescrivere il reato. Oppure pensiamo alla legge fallimentare, tante imprese che dovrebbero riconoscere il loro diritto di essere pagate per il lavoro che hanno fatto, ma i tempi della giustizia sono lunghissimi. Ultimissima, di settembre, la questione che ha causato la buona scuola, dove all'inizio dell'anno scolastico non c'erano gli insegnanti. Se poi andiamo a vedere, altro dato, è che il 12% degli italiani, pari a 7,2 milioni di persone, vive in famiglia con grave deprivazione materiale. Se poi guardiamo gli anziani, il dato è ancora peggiore. Ecco Presidente, forse c'è qualcosa che non va. Tutto questo ottimismo, questa euforia, io non la vedo. Si potrebbe pensare di dare una svolta vera, però andiamo a vedere gli investimenti, che è un'azione principe che può fare il governo per far ripartire l'economia, però è da 7 anni
che il dato degli investimenti pubblici è in calo. Sono azioni frammentarie, a spot, che fa il governo. E utilizzando le parole della Corte dei Conti, dice: inoltre non va sottovalutata una tendenza che è concentrata sulla ricerca di risultati immediati e quindi su interventi non strutturali potrebbe generare effetti distorsivi sull'assetto del nostro sistema. Ecco, questo dovrebbe fare un governo, dare le certezze e sicurezza ai propri cittadini. Pensiamo al fatto che abbiamo sentito prima il ministro Padoan a dire: le clausole di salvaguardia e quindi l'aumento IVA sono disattivate. No, sono state congelate per un anno. Nel 2019 saremo nella stessa identica situazione e l'IVA aumenterà. Ma che certezza si ha per gli investitori, per le imprese che devono fare una programmazione del loro lavoro, se hanno sempre questa spada di Damocle sulla testa e non sanno che cosa succederà, non sanno se i loro prodotti saranno concorrenziali o meno? Ecco, Presidente, solo con un'azione incessante e prolungata di riforme strutturali in grado di ingenerare fiducia, accrescere i tassi di natalità, promuovere gli investimenti in infrastrutture materiali e immateriali e chiudere il divario di produttività per creare le condizioni affinché gli scenari demografici ed economici alla base delle proiezioni siano capovolti. Siano capovolti perché vediamo anche che con l'obiettivo di medio termine è stato ancora una volta rinviato, che tutte le volte siamo qua a votare per il rinvio. Però, Presidente, io mi auguro che il governo usi i margini disponibili veramente per fare degli interventi selettivi e non frammentari, migliorando la qualità della spesa e affrontando le ragioni della bassa crescita del PIL potenziale in Italia. Noi tutto questo nella nota di aggiornamento e dalle poche vaghe righe che preannunciano quale sarà l'azione di bilancio non vediamo, e per queste ragioni voteremo no alle due mozioni indicate dal governo. Grazie.